Buongiorno ragazze e ragazzi, oggi parleremo di smart photography. Benvenuti a questa breve lezione di circa mezz'ora. La smart photography è quella che realizziamo quando utilizziamo per fotografare piccole fotocamere o i cellulari. Oggi parleremo di smart photography in ambito food photography e in ambito still life, cioè ad esempio quando fotografiamo un piatto. Vediamo che cos'è la fotografia still life. La fotografia still life viene definita come fotografia di oggetti inanimati. Quindi è quel tipo di fotografia che facciamo quando fotografiamo ad esempio appunto i nostri piatti o la materia prima o un banco di un mercato oppure degli oggetti appunto fermi, di solito fermi su un piano. Ecco, quindi stante questa definizione, quindi oggetti inanimati, anche questa dovrebbe essere definita come fotografia still life, però evidentemente non lo è. Questa è una fotografia di sassi, molto semplice. Questa è una fotografia still life, viceversa. Cioè, quindi introduciamo un altro elemento, quindi oggetti inanimati sì, ma con un elemento visuale inserito in un contesto scenico, ovvero la fotografia, la scena che noi stiamo rappresentando deve avere una sua narrazione, un suo racconto. Passiamo alla smart photography. Questo è l'indice di quello di cui parleremo. Parleremo di regole base, quindi come utilizzare, come realizzare fotografie food con le regole della smart photography, con luce naturale e con luce artificiale. Che tipo di posizionamento delle luci abbiamo bisogno per ottenere questo tipo di risultato, quello che noi definiamo setup. E poi un altro elemento base che scaturirà dal corso della lezione, quando non scattare, quando non ci sono le condizioni necessarie per poter scattare. Poi parleremo anche di post-produzione, quindi i software da utilizzare, i principali interventi e di hardware, perché anche il cellulare o la piccola fotocamera può essere accessoriato di luci, lenti e altri elementi che possono migliorare le performance della fotocamera stessa. Queste che vedete sono tre scatti realizzati con luce naturale. Quindi non è stato utilizzato nessun tipo di luce artificiale. Non c'era una lampadina accesa, non c'erano flash, non c'erano lampade fotografiche, non c'era nulla. Semplicemente con la luce che filtrava dalla finestra. Poi vedremo più avanti come anche la luce naturale può essere utilizzata in maniera ottimale per realizzare ottimi scatti. In questo caso specifico, noi avevamo eravamo all'interno di un ristorante, quindi avevamo il classico tavolo del ristorante, chiaramente agevolato più vicino possibile alla finestra. Si vede la luce che filtra attraverso la finestra che illumina parte del bicchiere e illumina poi anche il resto della scena. La luce era particolarmente interessante, per cui non ci sono zone d'ombra fastidiose. Anche nel caso della seconda fotografia, abbiamo un tipo di illuminazione che arriva da una grande vetrata posta di fronte alla nostra scena, alle spalle della nostra scena, dove poi abbiamo anche una luce alle spalle del fotografo, che una luce di riflesso quasi, perché c'erano delle pareti bianche, che illuminano perfettamente anche in questo caso la scena. Questa è un'altra fotografia di food, realizzata all'interno di un ristorante sempre, dove sulla parte sinistra lo vedete. Qua come riflesso sui pomodorini arrivava la luce dalla finestra del ristorante. In questo caso, utilizzando una serie di riflessi che poi vedremo dopo bene come posizionare, siamo riusciti a ottenere un tipo di illuminazione abbastanza uniforme su tutto il piatto bianco e anche tutto il resto della scena rimane perfettamente illuminato. Queste invece sono tre immagini realizzate con luce artificiale. Vedete che in questo caso il tipo di luce è estremamente controllata, non ci sono dominanti se non quelle che il fotografo desidera ottenere aumentando una luce o un'altra. Questa luce artificiale a cui stiamo facendo riferimento in queste tre fotografie in particolare è una luce flash, quindi una luce molto forte che dura una frazione di secondo e consente di ottenere dei risultati molto buoni. Frizzando, si dice in gergo tecnico, cioè bloccando e fissando alcuni movimenti nel caso in cui ci fossero. Pensate ad esempio alle classiche fotografie della goccia di caffè che cade, quindi il fotografo riesce a fotografare esattamente l'istante in cui la goccia di caffè
cade nel caffè e fa quel piccolo schizzo. In questo caso noi abbiamo utilizzato luce flash per ottenere il miglior risultato possibile da parte del cibo. Si possono utilizzare anche luci artificiali non flash, quindi cosiddette luci continue, quindi pensiamo alle luci LED, al tungsteno o semplicemente anche una lampada di casa, la lampadina del comodino o qualsiasi altro tipo di fonte di illuminazione casalinga domestica per ottenere ottimi risultati. Poi vedremo come. Ecco, questo è il setup luci, cioè come il fotografo organizza le luci per ottenere il risultato migliore. Qui stiamo parlando di un setup luci artificiali, in particolare luci flash, ma potrebbe essere una qualsiasi luce artificiale, appunto luce LED, oppure tungsteno, eccetera. Il miglior posizionamento delle luci per questo tipo di fotografia, che poi vale anche non soltanto in ambito smart photography, ma in ambito di food photography in generale, è quello di avere nella parte centrale della nostra scena, quindi potrebbe essere appoggiato sul nostro tavolo o su un tavolino o su un qualsiasi altro tipo di supporto, il nostro piatto. Quindi qua ho disegnato, stilizzato un piatto con all'interno delle pietanze colorate. Ai due lati, destra e sinistra, posizioniamo due luci quasi alla stessa altezza del piatto. Questo è il trucco principale da tenere a mente. Non dobbiamo stare in alto perché più stiamo in basso, più otterremo delle ombre che contrasteranno l'una con le due luci, verranno contrastate l'una rispetto all'altra e quindi alla fine rimarranno appena appena accennate, quindi non ci saranno ombre fastidiose sul piatto, quindi il piatto sarà molto reale, molto realistico, però cionondimeno ci saranno queste ombre che consentiranno di avere lungo i bordi delle pietanze e anche lungo il bordo del piatto una dominante di luce che ci consentirà di far emergere il piatto stesso, la pietanza stessa. Adesso torniamo un attimo al piatto precedente. Vedete in questo caso come che abbiamo utilizzato luce naturale con dei riflessi. Vedete in questo caso come la pietanza si vede molto bene, molto, molto evidente. Anche in questo caso il pomodorino si vede bene, a maggior ragione qua che abbiamo utilizzato il flash. Vedete come questi oggetti, questo tempè, salta bene fuori dalla scena. Addirittura questi, essendo anche dorati, lavorano ancora meglio. Ma anche in questo caso qua vedete questa piccola ombra che c'è lungo il filetto di trota salmonata qui in basso. Fa sì che la zona d'ombra rispetto alla zona di luce mette in evidenza la zona di luce, chiaramente. Cioè, se non ci fossero le ombre, la luce di per sé sarebbe una macchia bianca dentro la nostra scena. Il fatto che ci siano delle ombre, che lungo il profilo di questa salsa, che tra l'altro è bianca su bianca, quindi bianca su piatto bianco, quindi particolarmente difficile da far notare, se io non avessi questa breve ombra, vedete dove indico con la freccia, questa piccola ombra lungo il profilo destro in questo caso, ma anche sinistro della mia salsa, questa salsa qua rimarrebbe, quasi invisibile perché è bianca su fondo bianco. Viceversa, con questo sistema di luci, con questo impianto luci, quindi destra e sinistra, basse, riesco a ottenere il miglior risultato possibile. Poi posso avere una terza luce che può illuminare in generale la scena, nel caso in cui, come in questo caso qua, dovessi avere degli oggetti, quindi il mio set fotografico, la mia scena, la mia composizione, scusate, dovesse essere eventualmente anche frutto di uno styling, cioè dovessi aver inserito degli strofinacci, dovessi aver inserito degli altri elementi, piccoli barattoli, materia prima messa direttamente sul tavolo, oppure la forchetta, le posate, eccetera. Che è il tipo di fotografia che di solito si realizza in ambito smart photography. È più difficile riuscire a trovare foto di questo tipo, è più facile trovare foto di questo tipo qua ambientate, appunto. Quindi questa luce che noi abbiamo in alto ci serve per illuminare la scena, oppure potrebbe essere utilizzata per illuminare, qui l'ho disegnata piccolina proprio per questo motivo, potrebbe essere utilizzata per illuminare solo la parte centrale del piatto. Pensate ad esempio all'effetto che in qualche maniera scaturisce in questa fotografia. Vedete che sembra quasi illuminata, in realtà qua non c'è una luce, come dicevo, perché è luce naturale, però effettivamente sembra quasi che ci sia una luce sopra. Questo è l'obiettivo che voglio ottenere. Quindi far sì che il mio piatto comunque
sia l'elemento, cioè la pietanza che è all'interno del piatto, sia l'elemento principale della scena. Questo poligono che vedete grigio, messo qua davanti, non è nient'altro che un riflesso. Cosa serve? Serve per potenziare la luce di destra e di sinistra e anche la luce che arriva dall'alto nel caso in cui fosse una luce che illumina tutta la scena. Questo riflesso qua praticamente è come se fosse una quarta fonte di luce artificiale. In realtà è semplicemente un riflesso, quindi molto più debole rispetto alla luce che viene emessa dalla fonte di luce artificiale, appunto, però comunque aiuta. In questo caso specifico aiuta a illuminare questa parte bassa del piatto e a eliminare eventuali ombre fastidiose, eliminare o comunque ridurre quantomeno ombre fastidiose che dovessero essersi presentate in questa parte qua del piatto, appunto. Vediamo adesso cosa potrebbe succedere nel caso in cui invece ci trovassimo nella classica condizione casalinga di scatto, e cioè quella della luce solare, dover utilizzare luce solare. La luce solare chiaramente entra da una finestra. La luce solare è una luce fantastica, gratuita, inesauribile, però ha anche un grosso difetto: si sposta nel corso della giornata questa fonte di luce e soprattutto cambia l'intensità. Quindi nel momento in cui dovessi affrontare uno shooting fotografico con più piatti, devo considerare che nel corso del mio shooting, se non sono particolarmente veloce, la luce che entra dalla mia finestra potrebbe variare anche nel breve tempo, anche mezz'ora, un'ora, in certe condizioni potrebbe variare. Potrebbero esserci delle nuvole che coprono il sole, potrebbero esserci delle situazioni particolari che mi impediscono di avere un tipo di luce costante. Chi realizza scatti fotografici in ambito smart photography è chiaramente meno interessato a mantenere una determinata continuità. Non è il servizio fotografico professionale, siamo d'accordo. Però, ciò non di meno, è interessante fare attenzione, tenere presente che bisogna fare attenzione al tipo di luce che entra, al tipo di luce che il sole ci fornisce in quel determinato momento. Torniamo alla nostra finestra. La nostra finestra potrebbe essere, in questo caso, come tutte le finestre, quasi schermata da tende, quindi la luce che entra, se è troppo forte, potrebbe essere effettivamente anche schermata, appunto, diffusa, ancora meglio, da tende che vengono più o meno aperte nello spazio della mia finestra, in modo che la scena venga illuminata nella maniera più coerente possibile. Quando si ha a che fare col sole, con una fonte di luce estremamente potente e puntiforme, bisogna anche fare attenzione a non esagerare, va calibrata in maniera ottimale, come se avessimo una luce artificiale sempre accesa al massimo e che cambia nel tempo, cambia posizione, cambia intensità. Bisogna fare molta attenzione. Quindi si pensa che con la luce solare sia più facile, se c'è qualcuno che pensa che con la luce solare sia più facile scattare, si sbaglia di grosso, perché non lo è affatto. Viceversa, con la luce artificiale io posso anche lavorare in una zona completamente buia, ho la mia luce da gestire, che una volta che è accesa e regolata rimane così praticamente per sempre, sia che sia flash, sia che sia luce continua. Torniamo alla luce solare, dicevamo. Quindi io tendenzialmente consiglio sempre di non mettersi mai di fronte, cioè di non avere, vedete che qua ho inclinato quasi a 45 gradi la scena. Consiglio di non avere mai se, mo, di avere diciamo di in fronte a sé, cioè all'opposto della mia macchina fotografica, di fronte alla mia macchina fotografica, la luce solare, perché potrei avere dei riflessi in camera della lente, anche di un cellulare, che potrebbero dare fastidio. Su qua è disegnato per semplicità, per schematizzazione, ho inserito una macchina fotografica, ma qui chiaramente stiamo parlando l'immagine della macchina fotografica, ma qui stiamo parlando chiaramente di smartphone o, come dicevamo, appunto, piccole fotocamere, ma non cambia assolutamente nulla. In questo caso, dicevo, la luce solare illumina il piatto, bisogna fare attenzione a posizionarci. Evidentemente probabilmente saremo su un tavolo, in questo caso saremo appoggiati sul tavolo di cucina o un tavolo qualunque, un piano d'appoggio abbastanza alto. Bisogna fare attenzione a spostare il piatto avanti e indietro in maniera che abbia la luce, la giusta illuminazione, e, come dicevo prima, eventualmente schermare parte della finestra o anche tutta, se luce è molto forte, con delle tendine
o con dei teli o con altri strumenti, diciamo, di schermatura. Di fronte alla finestra, cioè la parte opposta alla finestra, al di là del piatto, c'è un altro poligono, come quello che avevamo visto nel setup luce flash, che rappresenta il mio riflesso. In questo caso è assolutamente fondamentale che questo riflesso ci sia, è fondamentale, perché la luce solare potrebbe aver disegnato, anzi lo ha fatto quasi sicuramente, sul mio piatto delle ombre estremamente fastidiose, cioè esagerate. Abbiamo detto che è l'ombra che determina diciamo, che ci consente di vedere meglio il prodotto alla nostra pietanza, è vero, renderlo tridimensionale, quasi alzarlo dalla scena, quindi renderlo ancora più evidente, questo è assolutamente vero, ma non bisogna esagerare. Ricordiamoci che comunque in ambito food photography non stiamo facendo delle fotografie astratte, a meno che non sia un progetto specifico sulla fotografia astratta, ma allora è un altro discorso, un'altra lezione. Ma in questo caso, volendo fotografare i nostri piatti che abbiamo realizzato a casa, quando poi andremo al ristorante, fotografiamo i piatti del ristorante e così via, dobbiamo il più possibile, a mio avviso, mantenere la veridicità di quello che stiamo fotografando. Quindi troppe ombre non vanno bene. Quindi bisogna aggiungere un riflesso. La luce del sole entra dalla finestra, illumina in parte, illumina sul lato, chiaramente in questo caso sul lato in alto, le pietanze, rimbalza contro il riflesso e riillumina, chiaramente con meno intensità, perché ha fatto più strada e è rimbalzato, con meno intensità rimbalza e illumina, dicevo, con meno intensità i prodotti. Con cosa può essere fatto questo riflesso? Un pezzo di polistirolo preso al qualsiasi magazzino di bricolage può andare più che bene, o anche presso alcune cartolerie può essere utilizzato tranquillamente il polistirolo, anzi, forse è la cosa migliore perché tra l'altro è anche sagomabile, quindi posso decidere se anche dargli delle forme perché potrei avere bisogno di un certo tipo di riflesso piuttosto che un altro. Oppure posso utilizzare un pezzo di cartone ricoperto di carta di alluminio, e in questo caso devo fare attenzione perché l'alluminio, non essendo un semplice riflesso dal bianco, dalla luce del sole al bianco, ma dalla luce del sole all'alluminio, potrebbe creare dei riflessi a sua volta dei riflessi fastidiosi sul piatto, quindi potrebbe essere un po' troppo forte, però si può anche magari utilizzare dalla parte alluminio, di solito una parte lucida e una parte opaca. Vedremo di utilizzarlo dalla parte opaca. È molto più forte come effetto rispetto a quello che può dare un foglio di carta bianco. Quando sono al ristorante non posso portarmi dietro il polistirolo, anzi è auspicabile che al ristorante non andiate col polistirolo. Ecco, evitiamo scene di setup fotografici nei ristoranti, ecco, a meno che non ci abbiano chiamato per fare un lavoro, ma se sono un semplice avventore evitiamo di occupare il tavolo con luci e soprattutto con riflessi e quant'altro, questo è logico. Dicevo, posso ottenere lo stesso risultato con un tovagliolo, quindi l'amico commensale o l'amica che in quel momento magari ci sta accompagnando ci aiuta a sorreggere il tovagliolo avendo immediatamente un effetto di riflesso, perché comunque anche il tovagliolo di solito è bianco. Vediamo adesso alcuni cenni sulla post-produzione. Ecco, qui ho raccolto in questa slide, ho raccolto i possibili interventi che possono essere fatti in ambito di uno scatto fotografico di smart photography. Allora, vedete a sinistra l'originale. L'originale, soprattutto se fotografato in condizioni non modificabili, ovvero all'interno di un ristorante o comunque in condizioni in cui non ho potuto agire con alcun intervento riguardo la luce ambiente. Di solito se sono a casa invece riesco a accendere la luce, abbassarla, avvicinare la lampada, allontanarla, avvicinarmi alla finestra per avere più luce del sole oppure no. Comunque questo, diciamo, è il caso specifico in cui ho fotografato una scena che in fotografia viene definita sottoesposta, cioè con meno luce di quello che è necessaria. Che è necessario. Quindi, prima operazione è quella di aggiungere luminosità, quindi aggiungere luminosità a tutta quanta la scena. Quindi, in pratica, a posteriori, dopo averla scattata in post-produzione, vado ad agire sul comando della luminosità, quindi la rendo più luminosa. Vedete che
la differenza salta all'occhio, vado a lavorare anche sulla funzione ombre, e cioè le aumento, le diminuisco in funzione dell'effetto che voglio ottenere, e lavoro anche sulla funzione saturazione. La funzione saturazione mi consente di dare colore, adesso per estrema semplicità, per dare colore al nostro piatto. In questo caso qua il colore, non ci sono colori molto vividi, ma avessimo avuto dei rossi, dei gialli, dei verdi, col comando saturazione questi colori possono essere resi più vividi. Ecco, quindi la scena in generale risulterà più interessante. Un altro intervento necessario è quello del crop, cioè il taglio della scena, cioè io taglio la scena e ottengo l'immagine finale che voglio in qualche maniera poi pubblicare, o comunque voglio poi conservare, avere rispetto al soggetto che ho deciso di fotografare. In questo caso qua ho tolto la parte alta perché non faceva parte del mio progetto fotografico, chiaramente. Ho tolto la parte alta, ho dovuto sacrificare un po' della parte di sinistra perché volevo ottenere un'immagine quadrata. Poi se si pubblica su Instagram il formato sarà diverso, adesso poi questo si tratta di altri argomenti che non volevo trattare in questa sede. Dopo aver realizzato questo tipo di crop, quindi ho la mia scena, questa è la mia fotografia finale, in realtà posso ancora intervenire con alcuni elementi. Ad esempio, posso aumentare il contrasto. Il contrasto aumenta, diciamo, la differenza, la visibilità delle zone chiare rispetto alle zone scure. C'è un'altra funzione che si chiama brillantezza all'interno dei software di post-produzione per la smart photography. E poi la definizione, c'è anche un'altra funzione che si chiama definizione, praticamente aumenta i profili degli oggetti, delle cose, quindi sembra che siano più a fuoco di quello che erano in realtà. Teniamo presente che sia una piccola fotocamera, a maggior ragione un cellulare, per quanto potrebbe essere anche un cellulare di qualità alta, avrà sempre comunque dei problemi di messa a fuoco, non sarà mai perfetto, perché comunque è una fotografia di tipo automatico, non, il fuoco è automatico, e quindi potrebbe aver preso degli abbagli, diciamo tra virgolette, quindi non essere tutto perfettamente a fuoco come desidero. Con questa funzione qua riesco a ottenere questo tipo di risultato. Vediamo anche, come diciamo all'inizio, quelli che possono essere gli accessori e l'hardware dedicato alla smart photography. Ora, il primissimo, quello più importante, è il tripod, il treppiede, detto anche cavalletto, se fosse più grande, quelli che usiamo in fotografia, più alti, fino a 2 metri, 3 anche di più, si chiamano cavalletti. In questo caso lo chiamiamo treppiede. Questo qua, vedete, è equipaggiato con una testa, che è questa palla qua, una testa sfera viene detta, con questo pulsantino rosso che serve per sbloccarla. Quindi io posso montare la mia macchina fotografica qua sopra, e schiacciando questo pulsante posso orientare destra, sinistra, avanti e indietro, quindi molto comodo. Una volta ripiegato questo oggetto qua, che è di un brand molto conosciuto, ma potrebbe essere qualsiasi altro tipo di marca, di brand, non ha importanza, è un qualcosa che sta alle dimensioni, qui siamo un po' fuori scala in questa slide. Le dimensioni stanno comodamente in tasca, ecco, non è un oggetto che occupa particolare spazio. Qui è stato montato direttamente, viene rappresentato direttamente con una clip che consente di montare lo smartphone direttamente qui dentro. Lo monto, a quel punto è una macchina, è un cavalletto, un piccolo cavalletto, un treppiede che può essere utilizzato tranquillamente, lasciandoci le mani libere. È fondamentale quando devo fare più fotografie a soggetti diversi. Fondamentale è che il punto di vista sia sempre lo stesso. Non riuscirò mai a mano libera a realizzare lo stesso scatto uno dopo l'altro, di piatto in piatto. Mentre invece con questo sistema riesco assolutamente a farlo. Oltre appunto a liberarmi le mani per eventuali altre cose, tipo ritoccare la scena, tenere in mano dei riflessi e cose di questo tipo. Passiamo alle luci, quindi nel caso in cui decidessi di utilizzare luce artificiale. Queste luci sono, ecco, questo è un piccolo esempio, ce ne sono di vario tipo, anche queste hanno le dimensioni di mezzo cellulare, per intenderci, mezzo smartphone, quindi estremamente piccole, vanno a batteria,
Ci sono vari modelli con varie performance, addirittura c'è un modello che ti consente di regolare l'intensità della luce dallo smartphone, quindi una complicazione probabilmente inutile, però per dire che su questa tematica qua le case produttrici, questa in particolare, ma molte altre, hanno lavorato moltissimo. Questo modello particolare ha la possibilità di aggiungere, di montare dei filtri. Quindi questo che vediamo arancione serve per scaldare la scena. Quindi se io ho una scena particolarmente fredda, con delle luci fredde, perché magari sono in un locale o con dei neon o cose di questo tipo, con questo tipo di illuminazione, con questo tipo di filtro posso scaldare la scena, renderla più calda, come se ci fosse quasi una luce solare, quasi al tramonto, per intenderci, ecco. Tutte queste operazioni di cambio di temperatura della luce, cioè più calda o più fredda, quindi più simile a una luce, diciamo, per intenderci, da supermercato, ecco, oppure una luce da bistrò, ecco, per capirci, da ristorante più intimo, posso farli tranquillamente in fase di post-produzione, quindi non è necessario farli direttamente in fase di scatto. Mentre invece questo primo filtro, che è quello più chiaro, traslucido, è invece molto interessante perché mi consente di attenuare l'intensità della luce dei miei tre LED. Queste luci, le luci che utilizziamo adesso, a maggior ragione queste, sono luci appunto dette LED, cioè utilizzano questi strumenti molto interessanti, quindi non scaldano, che è un altro, tra le altre cose, occupano pochissimo spazio e non scaldano e quindi sono particolarmente interessanti anche per la food photography perché non deteriorano nel tempo anche gli oggetti che vengono fotografati. Poi abbiamo dei riflessi, ecco, questi sono due riflessi, diciamo, professionali, tra virgolette, dicevamo. Sono riflessi quindi sono questi in scala sono circa 30 cm di diametro. Sono quindi ripiegabili, possono anche questi stare in tasca. Stiamo parlando di tutti oggetti che magari proprio non nella stessa tasca, ma se uno ha un paio di pantaloni con i tasconi, ecco, può essere tranquillamente riposto tutto nelle tasche. Quindi il riflesso, come dicevamo, che può essere argento, quindi può essere assimilabile a quello della carta alluminio di cui parlavamo prima, o bianco, quindi da una parte argento, dall'altra bianca, dall'altra bianco. E questo è un accessorio che è molto interessante per la smart photography. Poi ci sono anche una serie di altri accessori legati appunto all'obiettivo, quindi all'obiettivo del mio smartphone, e sono le lenti. Questo è un modello con una clip che viene montata sopra, non particolarmente comodo, ce ne sono altri che prevedono appunto di avvitare addirittura, montare una piccola flange e montare direttamente l'obiettivo e così via. Di fatto che cosa consentono? Di avere un tipo di obiettivo diverso pur mantenendo sempre lo stesso cellulare, cioè io ho un cellulare che inquadra una certa scena, se monto il grandangolo, il fisheye, questa scena sarà ampliata di molto, se monto un obiettivo tipo teleobiettivo, appunto, avrò questa scena verrà ridotta, però potrò fotografare e vedere nella mia scena oggetti anche più distanti, chiaramente, come che è la funzione del teleobiettivo. Oppure credo che il terzo, di solito anche in questo caso qua, il terzo sia una lente macro, cioè mi consente di avvicinarmi moltissimo all'oggetto, quasi a mezzo centimetro dall'oggetto stesso, quindi andare a fotografare alcuni particolari della materia prima o alcuni particolari del piatto che normalmente col cellulare non riuscirei normale, non riuscirei, se, senza queste lenti aggiuntive non potrei fotografare perché la distanza focale non mi consentirebbe di mettere a fuoco appunto l'oggetto perché sono troppo vicino. Con una lente macro montata invece riesco ad avvicinarmi di più. Ok, siamo arrivati alla fine di questa breve, diciamo, trattazione legata appunto alla smart photography. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che in ogni caso, quando stiamo fotografando del food, dobbiamo ricordarci la regola base. Fotografare il food è una responsabilità in ogni caso, perché quello che stiamo fotografando, se poi decidiamo di pubblicarlo, dovrà essere poi in qualche maniera reso il più possibile vero da un certo punto di vista, ma anche appetibile. Ecco, questo è il tema fondamentale della food photography, secondo me, tasting food before eating it, cioè realizzare degli scatti fotografici tali per cui il nostro interlocutore, chi vedrà poi lo scatto, dia l'impressione di averlo già mangiato, di averlo assaggiato. Questo vuol dire che ci sarà un'attenzione particolare nell'ambito dello scatto.
Quando non fotografare, dicevamo all'inizio, se non c'è abbastanza luce, non si fotografa, semplicemente perché, non perché non c'è abbastanza luce di per sé, perché ci potrebbe essere benissimo anche situazioni in cui fotografare con poca luce diventa interessante, ma fotografare con poca luce il cibo non è assolutamente interessante, a mio avviso, perché non lo rappresenta nella maniera corretta. Quello che vede l'occhio umano, il cellulare non lo riesce a vedere, per ora. E quindi magari mi sembra una bella scena, ma fotograficamente non funziona. Quella non è una fotografia da fare, non è una fotografia da pubblicare. Il mio ambito fotografico è limitato a situazioni in cui la mia pietanza, il cibo, il piatto che sto fotografando, sia a casa o al ristorante, è rappresentato al 100% delle potenzialità, o comunque secondo le mie capacità, ma cercherò sempre di dare il massimo, perché il food è una cosa seria. Perfetto. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo incontro, alla prossima lezione. Ciao!